Buona giornata. Ti piace a te la salita? Anche per tutti. Con quello non ci facciamo niente, devi aiutare. Ah, vabbè. Oh, ma non ci sarà stata giorno della liberazione, 25 aprile. Segno vittoria, dai, dai. Ciclo passeggiata della memoria 25 aprile 2015. Cosa significa? Abbiamo deciso di festeggiare il 70° anniversario della liberazione dell'Italia e dell'Europa con una passeggiata in bicicletta nei luoghi della memoria cittadina. Oltre 20 tappe per ricordare, conoscere e approfondire i fatti che hanno coinvolto decine di reatini e non reatini che sono stati ammazzati tra il 43 e il 45 o dagli occupanti nazisti o dai fascisti locali. Una grande emozione, centinaia di persone ci hanno seguito lungo questo percorso. Noi crediamo sia necessario coltivare la memoria di quello che è successo 70 anni fa e onorare il ricordo di chi a costo di perdere la vita ci ha restituito libertà e democrazia. Ci piace avere questa espressione di valori di fronte a un luogo simbolo della città. Sì, assolutamente sì, il monumento realizzato dal grande artista reatino Morsani in onore delle vittime del bombardamento del borgo. I valori della resistenza sono più che mai attuali, non dobbiamo mai dimenticare che viviamo in un paese libero e democratico, perché 70 anni fa sono stati molti quelli che hanno lottato contro il fascismo, contro la dittatura e contro la guerra. I valori della resistenza dobbiamo continuare a coltivarli, soprattutto tra le giovani generazioni. L'impegno del Comune è quello di passare il testimone da chi è stato protagonista e testimone diretto di quegli anni e di quei fatti ai nostri nipoti, ai nostri figli, che dovranno proseguire per fare in modo che non succedano più la barbarie che c'è stata 70 anni fa e si possa oggi contrastare il rischio del terrorismo e dell'avanzata di regimi totalitari. Il 25 aprile come giorno della riconciliazione è un'utopia o è possibile? Ma il 25 aprile è il giorno della liberazione ed è il giorno che festeggiamo per ricordare chi ha difeso i valori della libertà e della democrazia. Non dobbiamo mai dimenticare chi, anche tra il 43 e il 45, scelse di stare dalla parte giusta e quindi dalla parte della democrazia, della pace e contro l'oppressore. Il sindaco Rieti, Simone Perrangeli, ciclo passeggiata della memoria, 25 aprile 2015. Grazie. Grazie, grazie. Tocca, amore!
questa è pesca, ti prendo io anche coppa, vieni. No. È stata una bellissima giornata, il modo migliore per festeggiare questo 70° anniversario della liberazione, e sono convinto che per molti è stata anche un'autentica novità conoscere i tanti luoghi molto spesso sconosciuti della memoria della nostra città. Abbiamo fatto circa 20 tappe in questo percorso, ce ne sono altre due che non abbiamo potuto fare perché sono nelle frazioni, decine di vittime dell'occupazione nazista, della guerra e della dittatura fascista. È stata un'occasione per conoscere e approfondire le radici della nostra storia, e sarà bello portare nei prossimi anni, durante l'anno, i nostri figli, i nostri nipoti a vedere i luoghi della memoria di questa città, dalle Fosse Ratine al monumento alle vittime del bombardamento del Borgo, al monumento per i fratelli Sebastiani e a tutti i luoghi che abbiamo voluto l'anno scorso onorare con un cippo, con un cartello, con le pietre d'inciampo. Una bellissima iniziativa che ci permette davvero di legare le generazioni tra di loro. Io ringrazio calorosamente tutti quelli che hanno partecipato. È stata davvero una splendida iniziativa con centinaia di persone che hanno voluto testimoniare la loro partecipazione a una celebrazione che è stata un po' diversa, più informale del solito, ma che ci ha permesso di unire le celebrazioni ufficiali consuete e giuste con una manifestazione di popolo che ha coinvolto davvero centinaia di persone lungo questo percorso, che è un tratto distintivo anche dell'amministrazione che io mi onoro di guidare. Grazie a tutti, e possiamo tutti insieme lasciare verso il cielo i palloncini della pace. Grazie e buon 25 aprile a tutti. Dal campo di atletica Raul Guidobaldi, 25 aprile 2015, una giornata importante celebrata attraverso una ciclopasseggiata della memoria. Ne parliamo con l'assessore all'ambiente Carlo Ubertini, un modo per coniugare i valori irrinunciabili della storia con i valori della natura che ci circonda, qui da una città magica, Rieti, centro d'Italia. Sì, beh, direi che queste celebrazioni sono molto opportune, non tanto per ragioni storiografiche o storico-politiche, quanto per ragioni etico-politiche. Bisogna tramandare determinati valori alle generazioni future, perché viviamo in un'epoca in cui c'è molto disordine, stiamo in una crisi perfetta, una crisi di carattere etico, una crisi economica, una crisi finanziaria, una crisi politica. C'è un momento di disordine in cui è possibile, ipotizzabile, ancorché scongiurabile, l'incursione di un uomo forte, e quindi bisogna inoculare nelle giovani generazioni i valori che hanno rappresentato il campo della storia e che oggi debbono rappresentare come anticorpo il campo dell'attualità. E lo abbiamo fatto con i metodi dell'oggi. La ciclopasseggiata della memoria significa proporre un'ecoresistenza. Io vengo dal mondo socialista, ho teorizzato l'ecosocialismo, è una forma plastica per definire e declinare un ecosocialismo, cioè un socialismo rinnovato attraverso i metodi dell'oggi, che possano incidere nelle coscienze individuali dei giovani, perché certi aspetti, certe degenerazioni della storia non debbano ripetersi. Pedalare attraverso i luoghi della natura, respirare i profumi della natura, è un modo per riconciliarsi anche con quella dimensione di umanità, ahimè, oggi troppo spesso dimenticata nel mondo del digitale e del virtuale. Ma non c'è dubbio, noi viviamo in un'emergenza etica che io ho definita prioritariamente una condizione di individualismo primitivo. Manca un senso di appartenenza religiosa, filosofica, etica, sociale e financo familiare. Riscoprire l'ambiente, riappropriarsi dell'ambiente fisico è il primo tratto dell'appartenenza.
è l'appartenenza biologica, istintiva, istintuale, automatica, e è un passaggio fondamentale per far capire che l'uomo, l'io, non è autosufficiente, deve perdere la velleità dell'autosufficienza e capire che si è inseriti in un sistema di interrelazioni, prima ambientali e poi sociali. Bisogna ricostruire questa rete di solidarietà in senso etimologico per costruire una società del domani contro una deriva nichilistica che caratterizza il nostro tempo. 25 aprile come giorno della riconciliazione, è un'utopia o è possibile a suo avviso? Non c'è dubbio, deve essere possibile, soltanto che va respinta la tentazione revisionistica dell'equiparazione. Se l'equiparazione ha un tratto storico-politico, possiamo anche esserci, nel senso che c'erano due fronti contrapposti che rischiavano di perdere la vita per i rispettivi ideali. Ma non tutti gli ideali sono uguali. L'equiparazione non può essere giocata sul campo etico, perché c'è chi combatteva per la libertà di tutti e c'è chi combatteva per la libertà di pochi, di una classe dirigente contro il popolo. Abbiamo chiuso questo percorso della memoria onorando la memoria dei fratelli Sebastiani, c'è un monumento proprio qui al campo scuola Raul Guidobaldi, è stata una splendida iniziativa, centinaia di persone hanno aderito nel segno della memoria, del ricordo, ma anche dell'impegno affinché i valori della resistenza siano ancora vivi nella collettività. È stato importante perché tanti radini magari non conoscono tutte le vicende che sono successe nella nostra città, decine e decine di vittime nella nostra città tra il 43 e il 45, e questo percorso della memoria è importante soprattutto perché è un testimone che passa di generazione in generazione, quindi questo è stato il modo migliore per festeggiare il 70° della liberazione dell'Italia e dell'Europa. Testimonianza ideale, ma vogliamo dirla anche fisica, una bella pedalata, 10 chilometri. Sono stati quasi 20 chilometri con tante persone, tanti bambini, siamo arrivati qui alla conclusione, abbiamo lanciato in aria i palloncini della pace, quindi davvero un gran finale per una giornata bella che ha visto la città unirsi nel segno e nel ricordo dei martiri della libertà. Palloncini colorati si sono levati verso il cielo in segno di pace, con quale auspicio? Ma con l'auspicio che appunto ci sia soprattutto l'Europa a svolgere un ruolo di pacificazione nel mondo in grado di rappresentare l'approdo della società. Purtroppo ci sono pericoli e c'è l'avanzata in alcune parti del mondo di regimi totalitari. Io credo che l'Italia, l'Europa e tutti i popoli del mondo debbano unirsi, perché davvero la pace deve essere l'approdo comune, la convivenza civile, il rispetto delle diversità. Quindi in questo momento storico credo che ricordare i valori della resistenza sia una cosa importante, soprattutto in questa visione, una visione di pace per cercare di contrastare qualsiasi forma di dittatura e di guerra e di violenza.